È stato presentato a Caltanissetta il volume La Sicilia archeologica di Tommaso Fazzello, opera realizzata dal soprintendente del mare della regione siciliana Ferdinando Maurici, un evento svoltosi nel Palazzo delle Esposte, promosso dalla Soprintendenza ai beni culturali di Caltanissetta. Ha dialogato infatti con l'autore, la stessa soprintendente, Daniela Vullo, un libro di carattere specialistico e di natura archeologica. L'oratore e predicatore domenicano Tommaso Fazzello nacque a Sciacca nel 1498 e visse fino al 1570. Lo stesso realizzò un viaggio in tutta la Sicilia, raccontandola e descrivendola. L'autore, presente in città, ha focalizzato l'attenzione soprattutto sulla parte archeologica del lavoro svolto da Tommaso Fazzello. Con il quale e grazie al quale incomincia la storia dell'archeologia in Sicilia. Questa è una frase che a me ha colpito molto e adesso il professore Morigi ci dirà perché con Fazzello comincia l'archeologia in Sicilia. Sicuramente a Fazzello dobbiamo riconoscere di essere stato davvero uno dei primi viaggiatori nell'isola e di avere raccontato con la nostra Sicilia, chiaramente con i mezzi del tempo. Il professore Maurici fa notare come allora non esistessero telefonini, non esistessero mezzi di trasporto. Adesso è semplicissimo raccontare un luogo, un evento, ma nel XVI secolo non lo era assolutamente. Già spostarsi semplicemente a dorso di mulo era davvero una grandissima fatica, per non parlare poi del prendere appunti, del non poter fotografare. Noi adesso in un attimo fotografiamo e poi siamo in grado di raccontare.